Ebbene, è uscito Indiana Jones, il quadrante del destino. Gente di 50 anni che va a vedere ancora questa roba per ragazzine e si esalta. Indiana Jones è un mito. Sì. E voi siete delle pappe molli, delle schiappe che avete ripiegato sul cinema in questa magnificazione, esaltazione, a proiezione dei vostri sogni mai realizzati. Persone irrisolte, con rapporti conflittuali con voi stessi, con la vostra immagine allo specchio, con voi che non riflettete, con voi riflessi male, e rifletterete sempre peggio. Ecco, ora mi sono perso! Indiana Jones, Spielberg, colui che ha rovinato il cinema. Ma il cinema deve far sognare, no! Questo cinema sognante, edulcorato, dolciastro, retorico. Tutta questa fabulazione, tutta questa falsità. È giusto restaurare il cinema a incarnazione di me trasfusosi, che diventa qualsiasi personaggio, Batman, Joker, Flash Gordon, Superman, e poi viene miniaturizzato, picchiato, lui diventa incattivito, si è ribellato, allora va sedato, punito! Indiana Jones, l'archeologo con la faccia da Harrison Ford, ospite di Alberto Angela, due persone agli antipodi, Harrison Ford, un falegname legnoso, è un Pinocchio che mente spudoratamente assieme a quell'anfitrione antesignano di questa visione distorta del cinema che voi idolatrate e vi esaltate come dei bambini, come dei neonati. L'archeologo, sì, che quando era giovane e anche nel tempio maledetto col fisicone studioso e poi nell'ultima crociata con Sean Connery, altro piacione pelato, e non era un grande attore, togliamo due o tre ruoli, Guglielmo da Baskerville, forse è stato meglio John Turturro in quella versione televisiva di Battiato, ma non Franco, sì, che ha vissuto di rendita sul suo carisma. 007, allora sarò anche James Bond, James Tont, miei tonti. Chi nasce tondo non può morire, quadrato, quadrante del destino, Archimede, pitagorico, Paola Pitagora, i pugni in tasca, Marco Bellocchio, la visione del sabba, diavolo in corpo, rapito, la conversione. Non vi convertite mai e continuate a curarvi dalla depressione. Ripeto, in tale estenuante magnificazione che mi ha rotto i maroni! Pausa delicata dell'uomo imbranato, no, diabolico angelicato. Mi piace recitare, riprendersi, sempre, sempre, perché si va giù e bisogna riprendersi. Ci si riprende, si casca, si infila la chiave, si pensa, si soffre, ci si strugge, si offrono interpretazioni struggenti, ma ne vogliamo parlare di quelli che dicono il film è dolente. La gente è nervosa, insindacabilmente, e clacsona, nervosamente. Improvvisazione. Da oggi molte strade a Bologna, ma questa non è Bologna, sono sottoposte a un limite di velocità. Più che altro bisogna andare ai 30 km all'ora, cioè non andare da nessuna parte, perché voi siete lentissimi. Viaggiate a velocità moderate, invece bisogna accelerare, anche nel parlare. Che altrimenti qualcuno potrebbe dire il tuo parlato è monocorde, è una cantilena monotematica. Bisogna immedesimarsi nei grandi attori e essere dei mimi. C'è la mimesi, no? Sono un uomo mimetico, camaleontico, mutevole e fuggevole. Sfuggente. Sono
imbarazzante tragicamente o soltanto ridicolmente? Sostanzialmente sono un falò, sempre più intelligente. E lo so, per quanto ciò può recarvi dolore, e vi medesimerete, creano rumore, vi medesimerete in una recitazione, diciamo, mi hanno distratto. È venuta male? No, teniamo così, buona la prima. Viva la naturalezza. Metti bolero, slega il movimento, il pensiero di stesso Botero, è originale, come no, come no. E questo è un Picasso, come diceva Totò. Mica sta al Louvre, e io sono la Gioconda, uomini. Perché essere un uomo serio, quando si può essere un falò, giocoso, spettinato, stempiato, pelato, probabilmente rinnovato o indossante un accappatoio immacolato. Uomini addolorati, uomini, nuove forze si impossesseranno di voi e sarete rinvigoriti. Sì, forza, dateci dentro con la vigoria, con l'allegria, o forse cascherete nuovamente in uno stato triste di malinconia. Questa è grande armonia, melodia, melodia. Sì, sto scoprendo una situazione del cazzo, di non essere brutto, di non essere Alain Delon dei tempi d'oro. Ma quindi le donne mi chiedono melodia, mi chiedono melodia. Sì, sì. E io posso essere falottico, melodico, armonico, euforico, e poi mi rifiuto e divento malinconico. Insomma, uomini, siete dei poveri disgraziati, uomini poco graziosi, uomini. Fermi immagine, delizioso. Momento falò delle vanità, ma anche della beltà. Dove sta? Qua. Qua, cari qua, e qui, qua. Paperini, c'è un paperino. Un uomo ricco, come zio Paperone, no. Sicuramente non è un ricchione. E qui c'è un enorme arnese a disposizione per ogni goduta da voi eiaculazione. La donna va messa a garese e poi ci sarà uno schizzo come quando si preme sul tubetto della maionese. Come si può ridurre un uomo? Un uomo. Combattute triviali, scontate. Un uomo che non è mai scontato. Per averlo dovete pagare molto. Basta! Come mi vengono? Vengono benissimo. Spontaneamente, in maniera calorosa, armoniosa, melodiosa. Un uomo scultoreo, un uomo sfigato, scalognato, sgarruppato, scalcagnato ancora. Un bello e dannato. Questo è un falò dannato. Un uomo che d'estate diventa estatico e sa estasiare chi vuole amare. Voi vi amate al mare, lì a mostrarle chiappe chiare. Ricordate il commissario, se vuole, vi può sodomizzare. Così è, così sarà, così si è fatto. Un uomo vellutato, un uomo ringiovanito, un uomo che forse non lo è, ma chissà chi è. Lei, non chi sono io.
essere o non essere. Questo è il problema. Se siamo, se amiamo, se odiamo, se ci accapigliamo e per il culo ci prendiamo. Ah, il falò. Il falò. Tum, tum.